ritorno alla normalità. Da una cucina speciale alle cucine di tutti gli italiani che in questi giorni, come sapete benissimo, hanno fatto gli straordinari. Tortellini, salumi, panettoni che nelle preferenze degli italiani vincono sui pandori, ma anche vini e spumanti rigorosamente italiani. Sono i prodotti tipici, i veri protagonisti in questi giorni di festa. E poi grande spazio alla solidarietà. Quasi un italiano su quattro, il 24%, ha infatti acquistato e utilizzato prodotti tipici dei territori colpiti dal sisma, grazie alle numerose iniziative messe in campo in tutta Italia. Per imbandire le tavole della vigilia e del pranzo di Natale, che stando al sondaggio Coldiretti quasi 9 intervistati su 10 hanno trascorso a casa con amici e parenti, gli italiani hanno speso complessivamente 2,3 miliardi di euro, circa 86 euro a famiglia, un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Soltanto il 10% ha scelto di festeggiare il Natale al ristorante, mentre un 2% ha optato per l'agriturismo, che resta la forma di ristorazione più vicina a quella casalinga. A prevalere è stato il Made in Italy, con prodotti esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle nostre tavole. Un trionfo di piatti tradizionali, dal bollito al pollo arrosto, dai cappelletti in brodo ai dolci fatti in casa. E molte più ore passate tra i fornelli. Oltre 3, non accadeva da 50 anni. Anche se, stando alle stime della Confederazione Italiana Agricoltori, c'è il rischio che il 9% dei prodotti acquistati possa andare sprecato, per un totale di 230 milioni di euro. E ieri sera, con l'arrivo di Babbo Natale, sono stati scartati oltre 6 miliardi di euro di regali tra grandi e piccini. Tra i doni più gettonati, libri, prodotti tecnologici e capi d'abbigliamento. Dalla Toscana è...